un gesto simbolico ora che la liturgia prevede, bello, che significa la presa di possesso del nuovo parroco ed è la sua immissione nella sede del celebrante, del presidente dell'Assemblea Eucaristica. Il Signore quindi ti conceda un sabatino di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo vescovo questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Con questo simbolico gesto, parte integrante del rito d'ingresso di un pastore nella sua nuova comunità, è iniziato ieri, 25 settembre, l'impegno pastorale di Don Sabatino Naddeo nella parrocchia di Santa Trofimena nella Santissima Annunziata. Tantissime le persone della comunità parrocchiale dell'Annunziata, denominazione più nota di questa splendida chiesa del centro storico, che hanno preso parte al rito, presieduto dall'arcivescovo metropolita di Salerno Campagna Cerno, Monsignor Andrea Bellandi, e concelebrato da molti sacerdoti che hanno così inteso partecipare a questo momento importante del percorso pastorale di Don Sabatino. Presenti anche tanti diaconi, di cui il presule è guida come delegato arcivescovile, e autorità civili, tra cui il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Don Sabatino prende il posto di Don Claudio Raimondi, che proprio la settimana scorsa ha salutato la comunità che ha guidato per più di 10 anni. Ordinato sacerdote il 23 maggio 1987, Don Naddeo, prima di giungere all'Annunziata, ha guidato la parrocchia di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo nella zona orientale di Salerno. Fedeli alla parola, fedeli alla missione che la Chiesa mi ha affidato. Quindi, ecco, io con voi cammineremo alla luce della parola di Dio, sotto la guida della Madonna e sotto la guida di San Giuseppe, che vi invito a riscoprire se non lo conoscete. Questo è il programma pastorale proposto dal nuovo parroco alla comunità nel saluto finale della celebrazione, durante il quale ha ringraziato calorosamente Don Claudio, il quale continuerà a collaborare in parrocchia prendendosi cura delle rettorie di Sant'Anna al Porto e Sant'Andrea di Lavina.